Bentornato. Oggi è l'ultimo giorno della settimana, 16 gennaio 2022. Rilassati e metti la tua anima in cielo. Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Pesci. Duetto planetario nel mirino. Nel mirino dei curiosi, peggio di chi pensa sempre male, ci siete voi, o meglio il duetto planetario che oggi vi rappresenta, Giove e Nettuno nel vostro segno mano per mano. Entrambi cospiratori, modella carboneria, contro la duplice quadratura di Marte e della Luna. Tutto bene se andate avanti per la vostra strada, sordi alle rampogne e al tentativo di colpevolizzarvi, nessuno potrà riuscirci, se non sarete voi stessi ad accordare il permesso. Tensioni coi vicini in difesa dei vostri spazi, rumori e maleducazione feriscono la vostra sensibilità, fino a mandarvi in tilt. Grane anche con la famiglia poco affettuosa, non capisce e non appoggia le vostre speranze di successo, peggio, fa di tutto per ostacolarvi, coltivando l'insano proposito di tenervi legati a sé. Esattamente quello che non farete mai con i vostri figli, lo giurate stasera stessa alla bianca signora, che appunto tocca l'argomento passando in Cancro, segno acquatico e tenerissimo intrigono al vostro sopravvento di scrupoli e rimorsi. Vi sentirete in colpa per quanto vi è successo in passato o di recente. Tuttavia il vostro comportamento non vi sembrerà alla fine ingiusto. Ma potreste incorrere in altri errori soprattutto a persone che si presenteranno a voi come candide persone, ma in realtà sono pronte a sfruttarvi e a mentirvi. Prudenza e perspicacia necessarie. Non lasciate che la situazione vi prenda la mano, agite con il cuore e pensate con il cervello. In amore cercate di costruire, non di distruggere con il vostro orgoglio e il vostro pregiudizio. Possibili gelosie nella coppia. Confidatevi con persone estremamente riservate e solo e soltanto se davvero non ne potete fare a meno, tenete per voi progetti e idee. Qualcuno potrebbe rubarvele. Oggi potrai fare degli ottimi affari. Favorite gli investimenti. Buone notizie. Le nuove amicizie ti gioveranno particolarmente e se sei nato di martedì e mercoledì ne potresti fare davvero di interessanti. Poche certezze, ma chiare, oggi attraverserete alcuni momenti di confusione dovute sia a una situazione difficile per il lavoro sia a una situazione sentimentale instabile, incerta e frammentata. Mettete al riparo le vostre poche certezze. Fate attenzione a un adulatore che è entrato prepotentemente nella vostra vita. Cercate di capire che più a distanza lo tenete meglio è e sarà per voi. Sicuramente. Oggi cercate di sorridere di più, portate con voi un pizzico di pace e una manciata di sorrisi da distribuire a chi ne ha tanto bisogno. Non avete ancora imparato che dovete lavorare di più e meglio su quel progetto che vi sta a cuore se volete vederlo realizzato al meglio. Oggi proponetevi di metterci più impegno e siate concreti. Combattete lo stress correggendo per quanto potete il vostro stile di vita, una sana dieta alimentare, equilibrata e consona al vostro stile di vita vi gioverà al punto che potrete presto dire di essere rinati. Buone nuove su molti versanti, soprattutto sul lavoro e per il lavoro potrebbero arrivare proprio nel pomeriggio notizie interessanti. Non fatevi sedurre dal brivido di rischiare in affari improbabili, potrebbero rivelarsi solo sogni. Anche se sentite forza il desiderio di cambiare look in questa giornata, cercate di evitare spese eccessive, che possano mettere in pericolo i risparmi faticosamente accantonati da voi, ma anche dalle persone a voi vicino. Cercate di evitare sempre le persone che non sono sulla vostra stessa lunghezza d'onda e non soccombete alle pretese di qualcuno. Oggi sarà il giorno dei ricordi, soprattutto in amore. I vostri due astri governatori, Giove e Nettuno, vi guardano benevoli specie se siete nati della prima e terza decade. La giornata si caratterizza per essere equilibrata e razionale, la conduzione della vita familiare trova uno scorrimento fluido e sereno, grazie anche a Venere ben messa dal Capricorno. Chi di voi festeggi in febbraio, con Giove benefico, avrà una giornata di lucidità, sarà capace di intervenire con particolare determinazione nelle situazioni difficili o complicate. Cari pesci, giornata davvero positiva per il vostro segno, soprattutto in amore, grazie a un quadro astrale favorevole con Luna e Venere favorevoli.
mica poca roba. Sul lavoro ci sono ottime possibilità di crescita e di successo. Se siete in cerca di nuovi stimoli e opportunità, questo può essere il momento giusto. Faticate a sopportare la mancanza di sensibilità e finalmente capirete il gioco di alcune persone. Avete il beneficio di un transito energetico e sarete decisi a lavorare sul vostro ego. C'è tanto lavoro da fare. Proverete a dare qualche informazione in più ad alcune persone, quindi in questa giornata ci saranno maggiori opportunità per voi, affinché si riavvicinino o vi aiutino in qualche modo. Avete capito che l'unico modo per comunicare è parlare, appunto, aprire il proprio cuore ed essere onesti, specie se non si hanno molte alternative. Vi servirà da lezione anche per il futuro. Domenica piovoso, meno male che a proteggervi col loro ombrellino colorato avete niente meno che i vostri governatori Giove e Nettuno nel segno, sicuramente vi faranno buon gioco contro i dispetti della Luna e le stoccate di Marte in quadratura. Ancora più dolci in serata tra le braccia dell'amato bene, ben consigliato dalla Luna passata nel frattempo in segno d'acqua, vi sommerge di coccole e di baci. Ricambiatelo, sarà una notte meravigliosa e se da qualche tempo pensate alla cicogna chissà mai che non arrivi ora, baci al miele e carezze al cioccolato. Amore ed Eros. Traboccate d'amore non solo per il partner o per i vostri figli, è un sentimento dolce, intimo e universale, che abbraccia la natura, l'ambiente, il pianeta, fino ad estendersi all'intero universo. Se la vostra relazione è appena iniziata e la situazione è già insostenibile, sarebbe meglio interromperla prima che vada troppo avanti. È impossibile cambiare il carattere dell'altro, dovreste capirlo. Un parterre planetario di eccezione è pronto a spianarvi la strada di successi amorosi abbastanza travolgenti. Per fortuna molti di questi pianeti abitano segni di terra e dunque i vostri slanci avventurosi, le vostre mete sentimentali, a volte irraggiungibili, trovano limiti e freni provvidenzialmente razionali. Tutto questo in modo più netto se appartenete alla terza decade. Solo chi di voi nasca dal 24 al 27 febbraio dovrà fare attenzione a non esporsi troppo con la parola, le opinioni personali nette. Saturno, Giove e Luna vi donano prudenza e buon senso. Lavoro e denaro. Braccio di ferro tra la vostra personalità espansiva e fantasiosa e le regole ferree imposte dal capo gita. Lo stesso vale per l'allenatore o il maestro di sci, tutta gente per ragiona compartimenti stagni, vi apprezza e vi stima, ma proprio per questo da voi pretende il triplo. Pensierino su un acquisto importante per la casa o un affitto immobiliare, magari la casetta per le vacanze o un vecchio camper, romantico come un carrozzone del Far West. Diffondi il tuo messaggio in lungo e in largo. Hai qualcosa da dire, quindi dillo. Assicurati solo di essere disposto ad accettare le conseguenze che ne derivano. Le reazioni della gente non saranno quello che ti aspetti. Siate pazienti. Date loro il tempo di elaborare. È arrivato il momento di mettere i vostri soldi al sicuro e provare a effettuare qualche seria forma di investimento, specie se festeggiate il vostro compleanno dal giorno 3 al 10 del mese di marzo. Benessere. Stomaco e bronchi delicati, ma ormai è storia vecchia, di settimana in settimana faticate a smaltire lo stress, testimoni ne sono i brufoletti, l'inappetenza e il nervosismo che accompagnano le vostre giornate. Dormire aiuta, provate il pediluvio al tiglio. Prendilo per quello che vale, ricorda che il sensuale è un mondo a sé stante, e non ha necessariamente bisogno di avere connotazioni romantiche. Usa questa energia per mostrare il tuo amore a coloro a cui tieni. Per lei, un lampo intuitivo vi conduce mano per mano fino alla soluzione del problema, tutto può riassettarsi, basta volerlo, dall'amore al lavoro fino alla salute. Mettetevi all'opera. Per lui, a casa con aria contrariata e stranamente senza appetito. La ragione, l'urto con una persona che stimate moltissimo e vi ha colpiti nell'orgoglio stroncandovi parecchie aspettative. Colore delle emozioni, beige rosato. Barometro dell'umore, più vigginoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 5, finanze, 6, benessere, 6. Grazie per aver guardato il video.
spero di vederti presto.